Bagnoli continua a dire che la Coppa Italia gli serve per provare la formazione. Coerentemente dunque fa esperimenti. Contro il Parma il Verona scende in campo con Turchetta, Bruni e Sacchetti. Nella ripresa escono Brigel e Vignola, sostituiti da Di Gennaro e Berza. Informazioni queste che servono a capire quale sia stata la fisionomia dell'incontro. A dire il vero, il Parma non c'è stato nella parte di squadra Materasso e ha cercato più volte la conclusione, però Giuliani è stato bravo e la fortuna ha aiutato il Verona. Ma gli eroi della giornata sono stati i due piccoli della squadra, Bruni e Galderisi. Galderisi ha segnato le due reti, la prima su rigore, la vediamo, e questa non è una novità per lui, che è un ottimo esecutore. La seconda, invece, l'ha segnata con uno splendido colpo di testa. Vedete qui l'intervento del centravanti che si conferma veramente cannoniere di questa Coppa Italia. Il Parma ha avuto la soddisfazione di sfiorare il gol, ma il Verona comunque ha dimostrato di meritare la vittoria. Ora la squadra è attesa a prove più impegnative. La manovra comunque migliora con il migliorare della condizione atletica.